Eccoci qua ragazzi, benvenuti al canale Chef Tronchicin. E sono qui fresco da 24, quant'è? 24 ore più o meno. Che come avete visto dal titolo, niente, mi hanno detto che ho il diabete, ovvero la glicemia nel sangue è alta, il valore che ho fatto delle analisi del sangue, il range dovrebbe essere 80-110, io ho 178. Già mi hanno sparato le pasticche qui. Se vi interessare lo slow mat qui, slow mat a pranzo, una pasticca dopo pranzo, guarda che pezzi e pasticconi. Faccio focus. E questo uno dopo cena, fino a nuovo ordine. Iniziato da poco e è una cosa che mi sto informando così so che il diabete in pratica non si ritorna più indietro, ormai te lo porti dietro tutta la vita e staremo a vedere. Più che altro adesso cambiamo l'alimentazione togliendo i carboidrati o più che altro riducendoli. Verdura volontà, ci sono molte accortezze, zuccheri, dolci, alcol, tutto da togliere. E l'unico fattore positivo, ritorniamo in salute, di peso e tutto il resto. Le challenger, le pasta challenger, me le scordo, dato che la porzione è di 70 grammi quella. Consiglia poi integrale, neanche normale. E così. Vediamo come va e sperando di conviverci bene, con la scusa torneremo anche in palestra. Lì per lì l'ho presa un po' così, diciamo. Però vi posso dire come testimonianza, questo video lo faccio anche per informare. E magari, non so se ci sarà un seguito, per il discorso che... Come ho fatto sapere di aver diabete, niente, ho comunque fatto delle analisi del sangue così per no, curiosità, però quest'estate ho visto che tra i sintomi, dopo cercando su internet, su Google, bevevo di più, c'avevo sempre più sete, però era l'estate, allora mi ho dato tanto peso. Bevevo di più e quindi andavo anche in bagno di più, urinavo di più e quindi anche di notte, quindi ti porta a... A essere più stanco e andare sempre al bagno e è sempre un ciclo continuo. Questi sono i primi sintomi che ti fanno spia perché potresti fare un controllo, ti consiglio di fare un controllo dell'esame del sangue per vedere la glicemia. Più tra le altre cose, da quello che ho capito, non è che sono dottore, non sono riuscito a leggere, pure anche il discorso colesterolo, strano che c'ho tutto sballato. Sicuramente lo stile di vita che facevo non era dei migliori. Si consiglia adesso anche il movimento, camminate, io ci abbinerò anche la palestra. Le cose da togliere, le elenco subito, io già ho fatto una mucchiata qua, succhi di frutta, però pare che bevevo tranquillamente invece da togliere. Miele, c'è tutto l'elenco, c'è una lista. Già mi sono iscritto in un gruppo dei diabetici. Pizza una volta a settimana, anche condita o no. E settimana prossima ho la visita dal diabetista, si chiama, dove mi darà i consigli su cosa mangiare, cosa non mangiare, cosa bere, cosa non bere. E magari vi aggiornerò. Vi faccio vedere una pesata, un po' reale. Che il mio peso forma di solito era sta su 65-76, oggi segno 71,5. 71,5. Vedremo prossimamente gli sviluppi. Io spero di perdere altri 5-6 kg, non sarebbe male. E vi aggiornerò questo piano piano. Aggiornerò questo video. Non so che fargli. Magari può essere utile a qualcuno. Saluto lo chef. Ai prossimi aggiornamenti. Guardate che pranzo adesso perché già l'ho misurato. Questi sono 88 grammi. Ho messo 70, ma era tanto tristi. 88 grammi e li faccio col parmigiano in bianco. Chiudo la trasmissione qua. Eccoci ragazzi, nuovo stile di vita ormai. Oggi pure palestra, ma c'è sullo straccio. Cena, broccoli,
petto di pollo con limone, che ho già postato anche, e vi faccio vedere pure a quanto sono arrivato, quanto sono arrivato. Signori, ieri 71 meno 0,9 e oggi invece la pesata siamo a 70,8. Vedremo dove arriveremo. Chissà. Ragazzi, dallo chef, ecco qua una cena tipica, sono 130 grammi di vitello che stiamo rosolando per poi infilarli nel pane. La dieta prevede, come potete vedere sull'altro video che ho postato, adesso facciamo rosolare un po'. Qui abbiamo, ragazzi, 100 grammi di pane, questa è la quantità giusta, che come vi dicevo non sapevo, che io sbagliavo sempre nella vita: petto di pollo, i broccoli, zippo e niente pane. Invece carboidrato ci va, ragazzi, 100 grammi ogni sera, ogni pasto. Quindi o sostituisce la pasta, in questo caso c'è due belle pagnottelle, ma prossimamente col mio fornaio di fiducia vedremo altre cose, pane di segale integrale. Intanto le fettine cuociono, non lo vorrei far bruciare. Ci ho una porzione di verdura, adesso ci spariamo due carote, e domani facciamo il video la prima piccata per vedere se la glicemia da 178 dopo 10 giorni di stecchetto dove sarà andata a finire. La strada è appena iniziata, ma non demordo. Vi dico solo che sono arrivato a 69 kg dai 76 che sono partito. Se non ci credete, vi faccio vedere una botta al volo. Intanto qui spegniamo anche il coso, che sennò bruciamo tutto. Vi faccio vedere subito, eccolo qua, ragazzi, non so se si vede a fuoco, 69 kg. Al prossimo aggiornamento, vero, domani. Ho un po' di strizza per il puntino sul dito, ma vedremo. Eccoci di nuovo, 100 grammi di pane, 130 circa di vitello questa volta, un po' di verdura, un po' di limone per strizzare sopra il vitello. E buona cena, anzi, ci intratteniamo un po'. Magari facciamo due parole. Vi dico subito com'è. Buono. Un pasto promosso, ma da migliorare. Il pane mi piace. Un po' di limone. Sarebbe metterci, non so, le cetrioline o qualcosa. Non so se sono vietate. Acqua gassata. Spero questo video può essere utile a qualcuno. Io consiglio sempre di mangiarlo all'inizio, le verdure. Stava facendo, miglioreremo. Vediamo. Eccomi, ragazzi, faccio questo video perché ho a concludere quelli già iniziati per chiudervi. Magari potrebbe essere utile a qualcuno, non è mai. Magari farei anche altri video per il discorso del diabete. Oggi, con mia grande gioia, dopo 10 giorni di stecchetto, zero alcol, zuccheri e quant'altro, seguendo una dieta che poi di per sé ieri ho fatto il primo giorno di dieta, ma adesso mi sono regolato io quei pasti e tutto quant'altro. Stamattina, misurando la mia glicemia dai famosi 178 rilevati, anzi, adesso prendo la pasticca. La pasticca che mi sono scordato, con la colazione me la devo ricordare in qualche modo. Questa pasticca serve
mandare via i zuccheri con le urine. E devo dire, ragazzi, con 10 giorni sforzo relativamente. 10 giorni, la glicemia da 178 che ho rilevato la prima volta, sono passato a 85. Ecco, me lo segno un diario con giorni. Fortunato nei livelli giusti, non sapendolo. E non so se ho detto già in altri video, ma dalla glicemia non ci si guarisce più, cioè dalla glicemia, dal diabete non si guarisce più. Ma si può tenere sotto controllo, facendo una vita regolare. Dovrei fare più movimento adesso, un attimo, una cosa e un'altra, però già questa settimana l'ho fatti 2 o 3 volte tapirulana, camminate. Si consiglia anche 45 minuti di camminata e poterlo fare giorni alterni. Palestra ancora non me l'hanno consigliata di fare sforzi tanti, solo attività aerobica, ovvero cardio. E vediamo questo nuovo canale, sezione all'interno del nostro canale, perché anche questo per chi mi segue. E per qualsiasi domanda o consulto o scambiarsi idee, sono all'inizio di tutto e è tutto nuovo anche per me. E vi devo dire, a conti fatti, non so se ci voleva. È stata pure una botta di culo, chiama come vuoi. Io con i primi sintomi ci ho avuto il discorso di aver sete e bere sempre, questo è uno dei primi sintomi. Bevendo sempre vai sempre a urinare, sei stanco e tutto il resto. Io questa sensazione l'ho avuta quest'estate, ma confondendolo col caldo e tutto non mi ho dato peso. Poi guardando su internet ho visto che erano i sintomi da diabete che dopo mi hanno riscontrato. E pensare che, non so, parlando di 20-30 anni fa, non si sapeva cos'era, come non era, magari uno diceva che era solo un picco glicemico, queste cose così, i dottori non erano esperti. E ho conosciuto gente che dall'oggi al domani gli ha degenerato non sapendo perché. Viene chiamata anche la malattia silente, dovrebbe essere il termine giusto. E perché tu non te accorgi? Perché alla fine io fino a 10 giorni fa bevevo, mangiavo, quantità, tutto andare senza dare peso, cioè non è come se, a parte andare al bagno a urinare, dico la stanchezza fino a un certo punto. Io non è che mi sono, forse perché ho 41 anni, però oggi ho sentito che in poco tempo è morta perché va a danneggiare gli organi interni, tra cui i reni, perché da quello che ho capito, adesso non è che ho tutti questi termini tecnici, il pancreas regola la distribuzione di zuccheri nelle cellule e quando ce n'è troppo nell'organismo non ne crea più e quindi le cellule non ricevono il giusto contenuto di zucchero e succede un casino. La stessa cosa c'è pure la parte opposta, però andiamo un po' sul tecnico. C'è un video che magari me lo lascio in descrizione dove lo spiega bene, se mi ricordo. Perché c'è anche l'altro fattore, quando invece non sei sopra la glicemia, ma sei sotto, si chiama ipoglicemia. Non è che i valori si attestano, ragazzi, per avere un valore buono da 90 e 110, se non sbaglio, 130 massimo. Stamattina dicevo 85, sono leggermente di meno, ma sempre così. Ancora da assestare. Io la dieta sto iniziando adesso. Chiudo qui il video e oggi spero di caricarlo e a seguire tutti gli altri video di questa esperienza. Un saluto a tutti dello chef e stay up.